Diceva l'articolo 1, recita sulla Costituzione, oggi dovremmo leggerla in siffatta maniera. L'Italia è una repubblica non democratica fondata sulla schiavitù, la sovranità appartiene agli investitori finanziari che la esercita nelle forme e nei limiti dei mercati finanziari. Questo è il nuovo articolo 1. Quindi volevano cambiare la Costituzione. Ecco fatto. L'ha fatto ieri sera il Presidente della Repubblica. Moneta positiva, ma ormai diventa negativa a tutti gli effetti. Non lo Certo. so. Dovrebbe essere È il positiva, oggi è presidente. tanto negativa. Fabio Oggi. Conditi, Fabio, ormai è una situazione, diciamo, di una tristezza infinita. No, diciamo una cosa positiva. La situazione adesso è chiara. Cioè, adesso sappiamo qual è il problema. Che non è un passo piccolo, perché fino a qualche tempo fa si discuteva inutilmente di cose che non si sa, che non erano il vero problema. Oggi il problema è chiaro. Scusami, Conditi, perché? Allora, secondo Qual è la me verità? la verità è che questo governo preoccupava sicuramente l'establishment e i mercati finanziari, perché aveva introdotto un concetto fondamentale che per la prima volta, diciamo, era stato messo in chiaro. C'erano due fattori principali. Uno, che il debito pubblico poteva essere cancellato. Considerate che questa frase dei 250 miliardi che possono essere cancellati ha creato un problema gigantesco a livello delle elite finanziarie, perché è la prima volta che qualcuno certifica e ammette che il debito pubblico non è mai un problema quando è riacquistato dalle banche centrali. Draghi, con il quantitative easing, ha fatto comprare alla nostra Banca d'Italia non 250, ma 460 miliardi di debito pubblico, e quindi quel debito può essere cancellato domani mattina. Secondo problema è il fatto che si era introdotta la possibilità di creare dei mini bot, che erano sostanzialmente una moneta creata direttamente dallo Stato. Questi due concetti, che lo Stato può creare moneta e che il debito può essere cancellato, sono rivoluzionari perché sono lo strumento col quale ci tengono soggiogati in un clima di schiavitù. Senza di questo noi non avremmo bisogno di fare politiche d'austerity per niente. Quindi quello che preoccupava veramente non è tanto Savona, perché può saltare un governo con un programma lungo 58 pagine per una persona. Qui non si è entrati nel merito delle questioni che erano scritte nel programma, si è fatta l'obiezione su una persona. È strumentale perché in realtà il motivo è un altro. Buoni, 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 Litighiamo buoni, buoni. fuori onda con Fabio invece che Buoni, la parte più rispondimi. bella è fuori onda. Posso Scusa. spiegare questa cosa? Perché la Cosa? stavamo discutendo, perché Il secondo me funzionamento delle banche commerciali. facciamo capire alle persone qual era la vera partita in gioco. Perché prima Esatto. ho detto due cose, ma in realtà ce ne sono altre straordinariamente importanti all'interno di quel contratto di governo. E anche Allora, tante quindi straordinariamente ripetiamo, negative. la prima è che si è messa il primo seme sulla creazione del denaro da parte dello Stato diretto. I mini bot erano una creazione di biglietti di Stato sostanzialmente da parte dello Stato. Quindi è la prima volta nella storia della nuova Italia dell'euro che si ipotizza che lo Stato possa stampare soldi senza violare i trattati. Secondo, che il debito pubblico può essere cancellato domani mattina, perché quando, come oggi, il debito pubblico è stato riacquistato dalla Banca d'Italia, ovviamente lo Stato, che è proprietario e comunque è nella Banca d'Italia un organismo pubblico, avere un debito nei confronti della propria banca centrale non è un problema. Ma la cosa ancora più grave di questo contratto di governo è che prevedeva per la prima volta il ritorno ad un sistema bancario completamente pubblico o comunque parzialmente pubblico, dove si Parzialmente, ipotizzava una parzialmente. banca degli investimenti nuova di zecca, probabilmente utilizzando la Cassa Depositi e Prestiti, e una banca del credito nazionalizzando Monte dei Paschi. Questo ha mandato il tilt il sistema, perché significa perdere completamente il controllo del sistema bancario che attualmente è privato. E siccome ricordavamo prima che chi crea il denaro oggi non è lo Stato, perché lo Stato crea solo le monete metalliche, non è la BCE, perché la BCE crea solo le banconote e la moneta elettronica per il quantitative easing, la stragrande maggioranza del denaro viene creato dalle banche private. Con In conseguente Europa potere politico, no? La Straordinario BCE potere ha politico. creato 3.000 miliardi, i depositi bancari sono 35.000 miliardi. E chi li ha creati questi soldi? Le banche private.
non quindi, sono cresciuti nei campi. Allora, nulla. Dal nulla, sì, dal chiesto... dal nulla per la gente pratico, bisogna dirglielo. La moneta si crea dal nulla a tutti i livelli. Così, sì. Dal nulla. Quindi quando vi dicono che non ci sono i soldi, vi stanno prendendo per i fondelli. Bravo. Perché li creano dal nulla. Questo è il concetto certo. di base. Ok, se uno dovesse obiettare, ho capito, però l'inflazione... L'inflazione non c'è mai. Allora, spieghiamo anche questa cosa. Allora, l'inflazione. Oggi viene creata una quantità di denaro impressionante e l'inflazione non cresce. C'è. Ci sarà un motivo. Quant'è l'inflazione oggi? L'inflazione è meno, è l'1%. Dovrebbe arrivare come obiettivo al 2%, non ci si riesce. Perché non ci si riesce? Perché per far aumentare l'inflazione bisogna che ci sia scarsità di beni e servizi. E siccome un sovradosaggio di moneta nell'economia reale. La scarsità di beni e servizi in questo momento non c'è perché le aziende sono sotto il livello produttivo massimo. Quindi potrebbero addirittura produrre di più, ma non hanno i soldi e soprattutto non hanno gente che compra. Quindi esatto. Se io stampo soldi nel deserto, creo inflazione. Se io stampo soldi in un'attività produttiva come la nostra, io creo benessere. E detto in maniera aumento l'occupazione, terra, no, aumento la produzione, esatto. Non succede niente. Occupazione che poi è il punto centrale, fino alla piena occupazione toglietevi dalla testa la possibilità di avere spinte inflattive. Se non domani c'è. Mattina ci fosse uno Stato, un governo che vuole essere espressione di ideali sovranisti costituzionalmente orientati, attua la piena occupazione, come inizialmente assume immediatamente seduta stante tutti i disoccupati, man mano che il settore privato poi ripartirà, drenerà chiaramente dipendenti il dal grande pubblico. Harry Ford aveva raddoppiato lo stipendio dei suoi dipendenti perché così gli compravano le macchine. Se io non gli do i soldi per comprare le mie macchine, io vendo meno. Esattamente. Quindi esattamente. Aumentare la domanda significa mettere nelle condizioni le persone di avere la liquidità per comprare. Esatto. Tenere la domanda asfittica invece serve per ricattarti. Lo Stato è come un corpo umano, sì. Dove nel corpo umano ci sono cellule e organi, nello Stato ci sono cittadini e aziende. Il corpo umano ha bisogno di sangue. Lo sangue a che cosa serve nel corpo umano? Per scambiare nutrienti tra le cellule e gli organi. Lo Stato ha bisogno della circolazione monetaria per avere la stessa funzione, scambiare beni e servizi. Ora, all'interno di un corpo umano c'è bisogno di una certa quantità di sangue perché altrimenti il corpo umano muore. Se noi in questo corpo umano gli togliamo attraverso la riduzione della spesa, gli togliamo più sangue di quello che mettiamo, il corpo umano muore dissanguato. Quindi togliere la spesa e aumentare le tasse sono due manovre che producono il dissanguamento dell'economia. Nell'economia bisogna mettercelo il sangue, non toglierlo. Ma tra l'altro diciamo anche un'altra cosa, nel contratto di governo un'altra delle manovre che sono esattamente opposte a quella di Cottarelli era il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza. Ma certamente, quindi, infatti il problema erano di ripristinare il drenaggio dei soldi dall'economia, mentre invece l'intenzione di questo nuovo governo era quello di rimettere soldi nell'economia. Oltre chiaramente a voler creare quello stato di crisi. Però sentivo che... Io sempre fuori onda rattelliamo tutte le volte. Diciamo la verità. Ma perché? Noi nel fuori onda stavamo discutendo. Perché stavamo discutendo? Allora, provo un attimo a spiegare la nostra posizione, che poi non è solo la mia, ma è di tutta l'associazione Moneta. Litigavano. Sì. Noi stiamo cercando di convincere tutti, compreso Marco, con il quale discutiamo spesso su queste cose, ma bonariamente, perché poi in realtà facciamo gli incontri insieme, sul fatto che al mondo esistono solo due schieramenti, non esiste più destra e sinistra, non esistono più religioni, eccetera. I due schieramenti sono l'1% della popolazione più ricca, che detiene il potere finanziario e bancario, e il 99% della popolazione più povera, che è quella che lavora nell'economia reale. Ora, se vogliamo combattere questo 99% contro l'1%, dobbiamo unirci. Cosa intendo io unirci? Che io e Marco possiamo anche pensarla diversamente su alcune strategie, però siamo compatti nel combattere il sistema, perché il sistema comunque va contro il 99% della popolazione. Quindi in questo momento, secondo me, la situazione è che il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno finalmente preso una posizione precisa a favore della popolazione, a favore degli interessi della parte più povera della popolazione, contro gli interessi dei banchieri e finanzieri. Tant'è che Mattarella ha dovuto intervenire in questa situazione per bloccare un'ipotesi di governo che era per loro deleterio. Quindi in questo momento, al di là delle differenze, uno può essere d'accordo con il Movimento 5 Stelle, con la Lega o con altre situazioni, però dobbiamo unire e far sostenere questi movimenti, perché sono gli unici in Italia, primo, che hanno consenso,
Secondo, che sono riusciti in un'operazione straordinaria di svelare che il re è nudo. Perché, ripeto, il fatto solo di aver inserito in un programma di governo che lo Stato può creare soldi attraverso i mini bot e che il debito può essere cancellato è una rivoluzione copernicana. Come dire che la Terra non è al centro dell'universo, ma la Terra ruota attorno al Sole. Il problema di fondo, io condivido come sempre l'analisi con Fabio, l'analisi è perfetta, anzi Fabio, guardate i suoi spettacoli come Moneta Positiva perché sono quelli più avanti nella spiegazione tecnica complessiva del fenomeno. Dimmi allora, cosa no, volevo spiegare, perché quando si parla dei rapporti con l'Unione Europea è sicuramente una questione molto complessa, perché non è semplice né l'uscita né la permanenza all'interno dell'euro, però ci sono alcune cose che sono abbastanza chiare. Innanzitutto che se tu non fai un'operazione di ripresa in mano del controllo del sistema monetario e bancario all'interno della tua nazione, è inutile che ti presenti in Europa, perché in Europa hanno in mano un potere economico finanziario che ti distruggono domani mattina. Esattamente. Quindi, quello che era stato fatto in questo contratto di governo, e qui mi sento di sottolinearlo perché la maggior parte delle persone non le ha lette queste cose, né ci sono state giornalisti e giornali che hanno spiegato i reali contenuti di questo contratto di governo. Al di là del reddito di cittadinanza e del pensione di cittadinanza, c'erano alcune manovre di ripresa del controllo del sistema monetario e bancario italiano che erano fondamentali. I mini bot, le banche pubbliche, un sistema di pagamenti condiviso indipendente dal sistema bancario. E quindi queste situazioni avrebbero provocato un rafforzamento del governo italiano contro l'Europa. Quindi per andare in Europa a ritrattare le norme dei trattati, bisogna prima aver messo in sicurezza il sistema Italia. Poi, quando vai in Europa, e qui io non sono d'accordo con Marco su questa, sull'inutilità dell'essere battipugnista, perché quando tu hai rinforzato il tuo sistema monetario e bancario... Perché non te lo fanno fare, capito? Ascolta, come però, hai visto adesso, il problema è che non ci arrivi. Non è vero che non perché te lo fanno fare, prima. Perché le norme dei trattati sono chiarissime e il primo articolo che era stato inserito in questo contratto... Scusami, hai ragione, ma fammi tu presupponi finire, che fammi finire, dai, se no non ci mancherà, diciamo. Prima ti ho fatto parlare. No, ci mancherebbe. Gli obiettivi dei trattati, andateli lì a leggere. Io consiglio tutti quanti i radioascoltatori, gli ascoltatori, di andare a leggere l'articolo 3,3 del trattato sull'Unione Europea. Io quando l'ho letto la prima volta mi si sono strabuzzati gli occhi, perché si parla di piena occupazione, di crescita economica equilibrata, di solidarietà, di progresso sociale. Quindi il problema è che oggi ci siamo dimenticati di questi che sono i veri obiettivi dell'Unione Europea, e questa gente sta raggiungendo obiettivi che non sono scritti nei trattati, perché il sostegno ai mercati finanziari, come sta avvenendo oggi col quantitative easing, non è previsto dai trattati. Lo stanno facendo contro qualunque norma dei trattati. Quindi noi dobbiamo andare lì ad accusarli di aver tradito la vera filosofia di questi trattati. Poi dopo si sceglieranno strade piano B, piano C, piano D. Però la prima cosa che bisogna fare è andare al governo e cercare di rinforzare il sistema nazionale e andare in Europa a pretendere ciò che è giusto. Però Fabio, me la consenti l'obiezione che al governo non ti ci fanno andare? Quindi tutte queste cose, la tua analisi... Ma è per questo che dobbiamo sostenere due forze politiche che hanno fino ad oggi dimostrato di voler fare questo. L'analisi tua è perfetta, proprio sei l'unica persona, perché la tua analisi è perfetta, una delle poche, che ha capito che devi riprendere il controllo del settore creditizio. Questo governo lo voleva fare, E infatti noi parliamo di come Casa Pound di nazionalizzazione integrale del settore delle banche, anche commerciali. Il punto è che questo lo devi fare contestualmente all'exit in contemporanea. Dice... lo prepari prima ed esci di colpo. A Bruxelles vai solo a notificargli il fatto che pensai andarlo, e a quel punto, se non l'hai fatto prima, e vi dirò di più, a quel punto, se Bruxelles mi fa ritorsione economica, io gli avviso, ogni azione di ritorsione economica è un atto di guerra diretto contro l'Italia. Questo è l'approccio che devi avere a questo punto, perché tanto, meno che esce l'Italia, nel momento che l'Italia fa questo atto di forza, crolla sta maledetta zona euro. Questo crolla, è per crolla. Cioè, con il preso lo 0,3%, cioè, non per il programma, ma per gli spazi mediatici. Io faccio incontri tutte le settimane. La gente non vuole lo scontro, la gente vuole... Ma la gente non gli viene spiegato, se la gente, ora che ha capito che se tanto tu vuoi andare allora, lì con metodi democratici ti asfaltano e non ti danno al governo, devi spiegare alla gente che ci vuole la linea dura. Fermila! Perché è resistenza a questo dice, punto.
buoni. Sì, la linea dura dialettica verbale, ovviamente. Non è che la linea non dura. Non voglio andarmi a sparare, funziona, però devi essere in condizione di metterti incontro. Signor Povia. No, perché ha ragione tutte e due, capito? È sì. Che... Ma la sua analisi è perfetta, dice, lo dico tutte le volte. Poi ma... passo la telefonata. Cioè, subito. Lui è un pozzo di scienza, ma chi dice che può negarglielo? Ma davvero, perché che noi dobbiamo essere soggetti allo spread? Scusa. Perché questo deve fare buone categorie? Vogliamo spiegare ma cos'è questo lo spread? Esiste, è una pesa per i fondelli e tirano fuori lo spread sempre quando c'è un qualcuno che vuol cambiare. Possiamo il sistema. Possiamo spiegare cos'è lo spread? Perché ti giuro che la gente non sa cos'è. Non sa cos'è. Allora, lo spread è la differenza tra gli interessi pagati sui bot italiani e gli interessi pagati sui bot tedeschi. Titoli di Stato. Ora, titoli di Stato. Se aumenta lo spread, facciamo l'esempio, lui pesa 85 kg, io peso 80 kg, lo spread tra Marco e me è 5 kg, se aumenta lo spread a 10 kg, è aumentato Marco o sono dimagrito io? Quindi significa che in questo momento lo spread non aumenta perché aumentano gli interessi dell'Italia, aumenta perché diminuiscono gli interessi sulla Germania. Noi siamo rimasti uguali. Quindi lo spread è una bufala, perché la gente non sa cos'è. Dillo. Lo spread è una bufala. Ecco, in questo momento non sta succedendo tradotto niente. In termini, è una presa per il culo. È una presa per il culo. Ecco. È uno strumento di cosa che mi ha fatto dire una parolaccia. La domanda è, come fanno, visto che si vogliono ridiscutere i trattati europei, quindi rimettersi tutti al tavolo, come fanno 28 stati membri, ammesso che la Gran Bretagna rimanga dentro, a trovarsi d'accordo e su e avere l'unanimità tavolo? Necessaria alla modifica dei trattati? L'unanimità? È semplicemente impossibile. No, esatto, però, aspetta, no, prima deve rispondere uno, poi l'altro, perché mi piace vedere litigare. La modifica dei trattati è tecnicamente impossibile perché richiede l'unanimità. No, quindi. In realtà la cosa che si dice non è di modificare i trattati, ma di applicarli per quello che c'è realmente. Se li applichi, scritto. Il 127 ti dice che la stabilità dei prezzi viene prima degli obiettivi dell'articolo 3. No, Marco, c'è scritto nero su bianco. No, 127 TFUE, allora, dai. La legge c'è è scritto quella. Espressamente. Capisco l'interpretazione che dai, ma la legge dice altro. Principale è la stabilità dei prezzi, ma fatto salvo questo obiettivo, contribuire agli obiettivi. Solo fatta salva la stabilità dei prezzi, quindi è impossibile. Pieno. Però non si capisce niente così. Allora lo leggo io, Vito. Articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea. Legge. L'Unione si prefigge di promuovere pace, valori, benesseri e bla 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 tra i popoli. Però poi c'è scritto anche che si adopera per lo sviluppo della stabilità dei prezzi. Cosa vuol dire? No, leggilo per me. No, non essere parziale. Leggi tutto l'articolo. Perché se no non è corretto. Il 127 dice allora, gli obiettivi dell'articolo. L'Unione instaura un mercato interno, okay. Interno a tutta l'Unione Europea. Bene. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, cioè sostenere l'Europa, okay. Basato sulla crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi su un'economia quindi, sociale. Crescita economica è impossibile. Leggi ok, vabbè. Fortemente competitiva l'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione però la piena occupazione e progresso sociale significa abbattere i salari secondo quello che sta accadendo adesso lo leggo e poi gli lascio la parola e sul livello di tutela di miglioramento della qualità dell'ambiente sta promuovendo il progresso scientifico e tecnologico quello che sta accadendo è l'abbattimento dei salari quello che sta avvenendo che loro se ne fregano altamente di tutto quello che c'è scritto badano solo esclusivamente la stabilità dei prezzi. Scusate, la stabilità dei prezzi è possibile senza il resto. Ma poi chiariamo anche un'altra questo cosa. Questo va evitato. Il problema delle disuguaglianze non è che ce le abbiamo solo in Europa. Certo. Cioè, negli Stati Uniti e in tutte le altre nazioni certo. Occidentali le disuguaglianze sono peggio che da noi. Quindi se non riusciamo a capire che il problema delle disuguaglianze non deriva tanto e solo dal moneta euro, sterlina, dollaro, deriva dal fatto che tutta la moneta che usiamo è generata dal sistema bancario attraverso il debito e attraverso il pagamento di interessi. Questo strangola l'economia certo. Perché genera un debito pubblico e privato inestinguibile, ma dal punto di vista matematico. Chiaro. Se non c'è debito non c'è denaro, se non c'è denaro non c'è debito. Punto. Vaffanculo. Allora, ascolta, siamo in diretta. Allora, vuole difendere Mattarella, io dico vaffanculo. Stanno mandando male. Ma parlate bene, ragazzi. Vabbè, dai, si può c'ho fare. C'ho un motivo. Perché? Ho un motivo. No, nel senso, non è che voglio difendere il Presidente della Repubblica. Perché vi alzo, eh? Uno si sa difendere da solo sicuramente, ma è indifendibile anche quando si guarda allo specchio. Però Lega e 5 Stelle, che sono due partiti comunque
abbastanza genuini, che parlano al popolo, che parlano alla pancia, che dialogano, Salvini in un modo, Di Maio in un altro, non sono stati mica chiari nella campagna, perché se loro avessero detto usciamo dall'euro, cioè l'avessero proprio detto come punto principale, come volevamo tutti noi sovranisti, fra virgolette, poi questo termine che non si usa più, se lo avessero detto chiaramente, probabilmente sarebbe successa la stessa cosa, però no, almeno erano non stati avrebbero chiari. Vinto le elezioni. Scusate, ecco, appunto, lì volevo arrivare e poi chiudo. Non avrebbero vinto le elezioni perché la gente si sarebbe impaurita. No. Forse adesso è il momento di cambiare linea. Perché Mattarella, se no, Mattarella in questo caso ha detto no, aspetta, voi non me l'avevate detto. Soprattutto se fanno una cosa che io lo dico come proposta, ma auspico che succeda una cosa del genere, non che si ripresentino come si sono presentati adesso con l'alleanza di centrodestra, la Lega e il Movimento 5 Stelle. Dovrebbero avere il coraggio di dire ai cittadini abbiamo fatto un contratto di governo, abbiamo già fatto la squadra, non cambiamo una virgola, andiamo dai cittadini, visto che ce lo hanno impedito, diteci se voi volete questo. Sì. Questa dovrebbe essere la mossa e prenderebbero davvero l'80%. In più ti dico, Fabio, è molto probabile, anzi quasi certo. Ma senza cambiare una virgola. Quasi certo che questo scenario imprevisto, imprevedibile da tsunami cambierà completamente tutto. Certo, perché certo. Fratelli d'Italia non sarà più Fratelli d'Italia, Forza Italia, Berlusconi, adesso bisogna capire come ma immaginate un'alleanza tra un movimento che al nord ha la maggioranza assoluta. Sentite che la cosa dice poi e gli altri al centro-sud maggioranza assoluta. Sì, sì, cioè, prenderebbero tutto. Io credo che il centro-sud sia già saltato. Scusate. Perché invece loro non dicono chiaramente che il problema è l'euro e l'Unione Europea e arrivano direttamente sul banco perché una volta presi voti? Ma perché secondo te non prenderanno l'80%? No, perché non lo è. Cioè, ti ho spiegato prima, la moneta elettronica bancaria è più del 93% del totale. Quindi uscire dall'euro non serve a niente. Cioè, il problema non ce l'ha solo l'Italia con l'euro, ce l'ha anche gli Stati Uniti col dollaro. Ieri sera. Se ce l'hanno loro col dollaro, capisci che non è il problema l'euro. Ieri sera. Gli Stati Uniti ce l'hanno perché il problema è il liberismo. L'euro è uno strumento di costrizione del liberismo. Fabio, dimmi. L'euro va spazzato via. Non so se avete sentito, forse lo sentite solo io. Il Presidente della Repubblica ha detto: la democrazia è finita, andate in pace. Perché dici che non è necessario uscire dall'euro? Cioè, il problema del debito è generato dal fatto che la stragrande maggioranza della moneta che usiamo è generata dal sistema bancario privato e quindi non dallo Stato. La domanda che ci dobbiamo fare è: lo Stato può creare i soldi oggi anche in presenza dell'euro? Sì, no. Perché lo Stato può creare qualunque strumento alternativo diverso dalle banconote. Ma è virtuale, Fabio, l'hai visto adesso, ti fermano, è virtuale. Ti fermano, ma dal punto di vista normativo non c'è nessun divieto a ma contano i rapporti di forza, contano i rapporti di forza. Quindi la battaglia la devi fare sui rapporti di forza, non la esatto, devi fare. La battaglia la fai sull'exit unilaterale, con piano preparato prima. Cioè, scusa Vito un attimo, la soglia del 3% che vuol dire fare più spesa pubblica oltre questo parametro è gratis quindi? Si può fare? Semplicemente se lo Stato stampa soldi li mette all'attivo del suo bilancio e quindi ha il pareggio di bilancio stampando soldi. Lui spiega benissimo un artificio giuridico che funzionerebbe. Ma non è un artificio, è un artificio giuridico, è una strategia. Ne parliamo giuridica. Una sera. No, ma funzionerebbe la sua strategia, però non te lo lasciano fare perché i rapporti di forza sono più potenti. Non loro hanno il bazooka contro di te. Fare. Ma l'hai appena visto, Mori. Fabio, non te lo fanno fare. Ne parliamo in una trasmissione serale. Okay. Fai venire anche Mori quella sera. Eh? Non sarebbe mica male, sai. No, non ce lo voglio. Allora, ufficialmente divorzio. Allora, è interessante tra l'altro. E tra l'altro lui lo tratto con rispetto, perché altri li prendo a botte. Io lo rispetto, Io sono io sono in una posizione intermedia. Però oggettivamente devo dire ho ragione che io, fidati. Perché comunque la realtà se vi parlate su ho visto che fate come fanno le altre parti che non capite, la gente non capisce certo, nulla. Certo.